innanzitutto grazie per avermi aperto la tua porta. Grazie a voi e a te per la visita. Come stai? Bene, bene, molto bene. Quindi, l'anno che verrà è arrivato, come è iniziato? È iniziato nel migliore dei modi per la città di Potenza. Io ho avuto un piccolo malore, però l'ho superato tranquillamente, quindi era dovuto allo stress principalmente, e quindi adesso sono più forte di prima per iniziare e intraprendere questo nuovo anno, so, che sarà entusiasmante per la città. Il Capodanno Rai ci ha scombussolati tutti, è stato compresa impegnativo. La prima nevicata che si è sciolta, sì. Una volta sciolta la neve, come si dice, escono i fossi. Ebbè, peraltro è una caratteristica di Potenza. Effettivamente, io devo dire la verità, ci siamo estremamente affezionati, nonché li utilizziamo come punti di riferimento. Io personalmente, dove vivo, dice, vammi a spiegare dove stai, guarda, fai la strada, poi c'è quel fosso. Quindi chiederti di rimuovere o sistemare le strade è alquanto dolente, però è più dolente per le macchine e quant'altro. Si perderanno gli ospiti che vorranno venire a casa tua, quindi noi per questo non le sistemiamo in quella zona della città. Grazie. Prego. Senti, un altro fosso, se così lo vogliamo chiamare, questa chip zoo. Perché è un fosso? È perché è profondo, che sono anni e anni che attendiamo questo nuovo stadio. Che cosa che vuoi ci sapere? Dici? Che cosa vuoi sapere? Le tempistiche, se i rumor sono veri, se... Allora, in realtà c'è stato un incontro un paio di mesi fa tra me, il presidente della regione Bardi, e il presidente della Potenza Caiata e il presidente del consiglio comunale Canizzaro. Durante questo incontro il presidente del Potenza ha lanciato un'idea, che è quella di immaginare la costruzione di un nuovo stadio in quella parte della città, per tutta una serie di motivi, sia perché è una zona della città che versa in uno stato di degrado ormai noto a tutti da anni, sia perché è una parte della città che si trova all'uscita dell'autostrada, quindi è facilmente raggiungibile. E insieme a questo stadio lui proponeva la costruzione di una serie di strutture a sostegno, a supporto economico di questo stadio, perché ovviamente c'è bisogno di creare un indotto economico che permetta sia la sopravvivenza di tutte queste strutture, ma anche la sopravvivenza del Potenza Calcio stesso. Certo. E devo dire la verità, l'idea a me non dispiaceva, anche perché si sposa bene con quella che è l'idea di questa amministrazione di costruire la città dello sport, cioè un luogo fisico all'interno del quale creare uno spazio per tutte le discipline sportive. Certo, quindi, visto che sia quelle più blasonate anche alla città europea dello sport. 2021. Potenza è stata insignita di questo titolo da qualche mese, che ci riempie di orgoglio, ma ci carica anche dell'onere di dover sicuramente sfruttare questa occasione per dare un'immagine diversa della nostra città. Certo. Un'immagine che, secondo il nostro punto di vista, può e deve passare attraverso, appunto, quindi, come dicevo, la costruzione di questa città dello sport, ossia un luogo fisico che possa dare libero sfogo sia alle discipline sportive più blasonate, ma anche a quelle cosiddette minori. Penso alla scherma, nonostante oggi la nostra città giovi dalla presenza di una donna che insomma si sta affermando in questo ambito e sta portando in alto il nome della nostra città e della nostra regione in Europa e nel mondo. Quindi questa era l'idea, o meglio, l'idea, ed è quello di cui si è parlato. Da quel momento in poi ovviamente si è aperto un dibattito in città grande quanto il mondo, e a me dispiace che si sia creato un conflitto tra favorevoli alla costruzione dello stadio e favorevoli alla costruzione del parco. Credo che una cosa non escluda l'altra, che le due cose possano tranquillamente coesistere in un'area vastissima, perché se ci limitiamo a parlare esclusivamente della chip zoo è ovvio che bisogna decidere di costruirci o il parco o lo stadio. Se invece guardiamo più ampiamente, col grand'angolo a 360 gradi a tutta l'area fino ad arrivare al quartiere di Bucaletto, io credo che possano tranquillamente coesistere la cittadella dello sport, il parco, la riqualificazione del ponte Busmeci e quindi la riconversione di un'area che ormai di industriale non ha più niente. E invece per quanto riguarda le strutture già esistenti come il CONI? La riflessione da fare è questa. Noi, come tutti i comuni d'Italia, non disponiamo di somme ingenti,
viviamo un'epoca in cui i comuni o sono bravi a rivolgersi all'Europa e quindi a reperire lì tutte le risorse necessarie attraverso la progettazione, la programmazione, oppure con le risorse ordinarie è impensabile qualsiasi cosa. Ora, questi impianti esistono e meritano di essere riqualificati, però devono essere inquadrati come impianti di quartiere. Proprio oggi parlavo con dei tecnici di Derconi, ad esempio, che è un edificio abbandonato da diversi anni, che è in uno dei polmoni verdi della nostra città, nel parco di Montreale. La questione è questa: immaginare di far diventare il CONI un edificio che possa ospitare iniziative sportive di chissà che caratura, non è possibile perché manca lo spazio fisico, anche semplicemente per poterci parcheggiare una macchina o per poter Lo accedere a sappiamo. quell'area. Quindi, se per riqualificazione del CONI intendiamo la riqualificazione di uno spazio dove andare a servire un quartiere, bene, ma noi dobbiamo essere bravi a guardare molto di più. Lo ripeto, il titolo di città europea dello sport deve essere l'occasione per la città di Potenza di ridisegnare una città in cui la programmazione non è mai esistita. Noi abbiamo una zona che è Via del Gallitello, che casualmente è diventata una zona commerciale nel corso degli anni, però è paradossale che per andare da un negozio all'altro sia necessario prendere la macchina. Questo è indicativo della totale mancanza di programmazione che c'è stato dietro quello che poi quell'area della città è diventata. Senza ombra di dubbio. Senti, ti volevo chiedere, a proposito di nuove costruzioni e quant'altro, abbiamo tanti bar e ne stanno costruendo altri. A proposito di futilità, utilità, qualcosina che serva anche, ecco, chi la domenica non si reca allo stadio, qualcos'altro da fare, qualche nuova iniziativa. Allora, i bar, come tutte le altre iniziative, insomma, in un certo senso Senza imprenditoriali, non possono essere indirizzate dall'amministrazione. L'amministrazione quello che può fare è una sorta di piano del commercio e indicare quindi, in base al numero di abitanti, ciò che sarebbe più o meno opportuno aprire in una città. Di svago ce n'è tanto. Purtroppo però questa è una comunità che molto spesso tende a guardare più quello che si fa fuori i confini della città stessa che quello che accade nella quello si nostra fa lì. città. Nel periodo natalizio, per esempio, sono stati organizzati 250 eventi di ogni tipo e genere, per bambini, per adulti, per anziani, per gli amanti della musica classica, per amanti del rock, per amanti dell'hip hop. Quindi di iniziative ce ne sono veramente tantissime e che non sono quindi solo quella, la possibilità di frequentare il bar. Ci sono anche tanti locali in cui si fa cultura, quindi non si va solo a bere il cocktail, si può assistere alla presentazione di un libro, a un concerto o semplicemente parlare degli argomenti più disparati con gli altri. Il problema è cercare di tenerle in vita queste iniziative, che molto spesso, e qui il mio ringraziamento va alle tante associazioni che ogni giorno operano nella nostra città a titolo gratuito e si spendono veramente con spirito di sacrificio per regalare uno svago ai cittadini, bisogna trovare il modo per sollecitare e stimolare queste associazioni affinché sempre più possano regalare questi momenti alla città. Certo, perché sappiamo bene che la città la fa il cittadino e quindi Assolutamente sì. magari dovremmo essere anche noi in primis a avere idee, sollecitare, creare, fare. Senti, sei andato al cinema? Non ci vado da molto tempo. Quindi Tolo Tolo non l'hai visto. No, non l'ho visto, però mi sono ripromesso di andarci perché mi incuriosisce molto. Peraltro ritengo che Cozzalone è uno dei geni del cinema perché molto spesso è mal interpretato, sottovalutato, però attraverso la sua comicità, la sua simpatia Soprattutto in questo film. riesce a trattare, credo, dei temi che, diciamo, quotidianamente toccano la sfera di ognuno di noi in Italia, Certo, quindi. non voglio rovinarti la sorpresa, ma il trailer lo hai visto. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Quindi sì, è stato molto discusso soprattutto perché chi ha visto il trailer e poi si è recato al cinema ha potuto ben constatare che erano due cose abbastanza differenti, sempre per il genio di Checco Zalone, che ha dato un'idea di ciò che doveva essere, ma in realtà era un altro. Quindi mi fermo per non procedere. A me è Così piaciuto un come sacco, non sì. vedo l'ora di vedere il film su Craxi, per esempio, a Mamet. Io ritengo Craxi uno dei più grandi statisti di questo paese ed era uno che aveva la capacità di guardare al futuro come veramente pochi, ed è questa la differenza che intercorre tra uno statista e un politico qualunque quale potrei essere io. E per quanto riguarda la neve che si è sciolta, ma sicuramente tornerà, essendo noi il capoluogo più alto d'Italia. Quindi
Cosa pensi di fare, visto che, pensate, le precedenti amministrazioni sono a quanto scivolate sul piano neve e il piano era che piano piano la neve si scioglie? No, il piano non è questo. Allora, ci sono diversi livelli Sì. di piano neve che scattano a seconda delle aree in cui inizia a nevicare. Potenza è il capoluogo più alto d'Italia, quindi abbiamo dei punti che sono molto in alto, altri che sono più in basso, quindi la prima area in cui scatta il piano neve di primo livello appunto sono quelle più, le zone più esposte al rischio. Il problema della nostra città è che negli anni è diventata una città per estensione territoriale più grande di Napoli, di Torino e di Bari, con però le entrate di una città di 70.000 abitanti. Quindi questa estensione la rende totalmente onerosa nella gestione. Parliamo del piano neve, ma potremmo parlare dei trasporti, dei servizi, parlo Sì. semplicemente anche del servizio di fornitura idrica, della fogna che deve essere garantito a chi va a costruire in zone desolate della Servizio città. ACTA. Accanto a questo c'è un problema a carico del Sì. comune. Noi abbiamo un parco mezzi all'ACTA molto datato. Credo che ci siano addirittura mezzi degli anni 80 ancora in funzione, per questo che stiamo stanziando in questo momento, anche attraverso il contributo che speriamo arrivi da parte della Protezione Civile Regionale, circa 1 milione di euro per rinnovare tutto il parco mezzi, senza del quale ovviamente è impensabile poter coprire tutto il territorio. Una grande mano ce l'hanno data anche quest'anno. Devo dire che durante questa nevicata sono state tre le aree della città più sottoposte, insomma, soggette a una serie di problemi, non per colpa diretta del comune, perché il comune in città gestisce autonomamente il piano neve. Nelle contrade si rivolge ai cosiddetti padroncini, sono dei Sì. privati che il comune paga per poter provvedere alla pulizia delle strade. In due o tre contrade questi padroncini hanno avuto dei problemi che noi abbiamo appreso in ritardo, però comunque siamo arrivati poi con i mezzi del comune. Le strade che vengono liberate per prima solitamente sono quelle più, Trafficate. no, più trafficate, sono quelle a cui è necessario garantire l'accesso immediato, l'ospedale, Certo. penso ad esempio. Certo è che bisogna anche confidare sul buonsenso e sulla collaborazione dei cittadini, E perché infatti ne ho sentiti tanti, no, da noi c'è Gerardo col trattore, no, c'è non aspettiamo. un problema si è verificato proprio all'ospedale San Carlo, perché un pullman che si è messo di traverso a causa del Ghiaccio. ghiaccio è rimasto, anzi della neve, non del ghiaccio perché il ghiaccio si era sciolto, ha bloccato la strada di accesso all'ospedale. Quello era un pullman senza gomme termiche che non doveva essere in città in quel momento. Quindi molto spesso è anche, chiamiamola così, la leggerezza di alcuni cittadini che si mettono in macchina senza gomme termiche e che dimenticano appunto che viviamo in un capoluogo di regione, che peraltro è il più alto d'Italia, che creano qualche disagio. Ho visto che sei andato a pesca Sì, ultimamente. no, sono foto purtroppo abbastanza datate, non ci vado Datate. da tempo. Sei Mi andato piacerebbe tornarci, metaforicamente a pesca. probabilmente sabato prossimo ci vado di nuovo. Pesca o pesca dei Non lo so, cittadini? non lo so, mi hanno detto che si apre un laghetto qui in Piazza Sedini. Si apre? Scherzo, ho un grande rispetto per le sardine e per tutti i giovani, a prescindere dagli orientamenti politici che, insomma, muovono i loro interessi. Ho grande rispetto per tutti coloro che decidono di creare un momento di discussione, di confronto. Mi dispiace che sia stato frainteso l'utilizzo di quelle foto. La mia battuta provocatoria era più rivolta a qualche giornalista che ovviamente nella smania di fare qualche titolo altisonante, ricordo che il titolo era Le sardine accerchiano guarente, qualcosa del genere, aveva creato un po' di confusione, E tu però sei andata a pesca. sono andato a pesca, però poi ho ascoltato la mia amica Pega Moshir, una mia amica iraniana che vive a Potenza ormai da sempre, e a cui mi lega un rapporto di amicizia che prescinde da quello politico. La stimo molto perché è sempre stata una persona che ha anteposto i propri valori a tutto il resto. Ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo chiarito questo equivoco che si era creato. È stato simpatico, è stata un'occasione per me di mettere in mostra delle foto dei vecchi Di trofei di anni. pesca, e per loro, e per lei e per loro, anche per chiarire le motivazioni di questo raduno che ci sarà, mi dicono, sabato qui in Piazza Sedile. Benissimo, quindi sabato tutti dotati di lenza e canna.
No, io dico sabato tutti animati di buoni propositi e con la voglia realmente di cambiare le cose, perché mi auguro che dietro questo movimento delle sardine, so che mi dicono che già si è spaccato in due gruppi, ce n'è uno che io chiamo quello degli Avengers, dove si stanno riciclando un po' tutti i politici del PD, e poi ce n'è un altro che invece sembrerebbe composto principalmente da ragazzi che armati di buoni propositi vogliono dare vita a una serie di dialoghi e di confronti sui vari temi che riguardano la nostra generazione. E a me farebbe piacere, insomma, potermi confrontare con loro, visto e considerato che faccio parte della stessa generazione. Diciamo che anche questo è partecipare attivamente alla vita Assolutamente, della città, assolutamente sì. che siamo sulla barca con te o in acqua ad attenderti. C'è una generazione che ha voglia di riscatto. E ripeto, me ne frega poco che sia una generazione di sinistra, di centro, di destra, apolitica, partitica. C'è una generazione che sicuramente merita più di quello che ha avuto fino ad oggi. E probabilmente io i tempi, le epoche dei nostri genitori, io li chiamo i famosi tempi di Happy Days, perché erano i tempi in cui tutti avevano il posto pubblico, il posto fisso, la casa comprata a 30 anni, il matrimonio, la macchina. Oggi non hanno consentito alle generazioni di cui facciamo parte di poter vivere perlomeno una vita dello stesso livello. E quindi dobbiamo lavorare tutti per cercare di migliorare un po' la condizione in cui versiamo. Volevo aggiungere solo una cosa: mi ha Prego. molto colpito un articolo di giornale che sottolineava come finite le feste sono andati via tantissimi giovani dalla nostra terra. Io mi auguro che tutti questi movimenti, quello delle sardine, che sia quello della Lega, dei giovani di Rifondazione Comunista, possano mettersi insieme per provare a trovare una soluzione che vada nella direzione di creare tutti i presupposti affinché questi giovani dopo le feste non siano più costretti ad andarsene, ma possano rimanere qui in Basilicata. E questo è un discorso molto ampio che parte anche a livello di studio su quello, perché io so che la maggior parte dei ragazzi vanno via per scelte universitarie che il capoluogo non ci offre al momento. Non credo che siano solo l'offerta Principalmente, sì. universitaria, è ovvio che nella stragrande maggioranza dei casi chi va fuori a studiare poi è lì che rimane e mette a disposizione di quel posto le proprie competenze. Il problema è che qui in Basilicata e a Potenza non c'è nulla. Io mediamente ricevo ogni giorno 40-50 curricula di persone che sono alla ricerca di un posto di lavoro, quasi come se il politico poi potesse diventare un ufficio di collocamento. Io a tutte queste persone spiego che non è così. Il ruolo della politica è quello di creare i presupposti affinché tutti possano lavorare. Non sempre ci riusciamo. Noi adesso ci abbiamo provato con una misura che abbiamo realizzato. Nel centro storico chiunque apre un'attività per 3 anni non paga le tasse comunali. Questa iniziativa l'abbiamo copiata dal comune di Aversa, che aveva un centro storico strutturato come quello di Potenza, come via Pretoria, più Sì, morto del nostro. ricordo. Era totalmente disabitato e in un anno questo ha portato all'apertura di numerose attività commerciali. Anche il nostro centro storico ultimamente ha fatto notizia, per esempio, la chiusura della Benetton, che Sì. rappresentava un'icona del commercio della nostra città. Però mi dispiace che sia passata in sordina l'apertura di 10 nuove attività commerciali in un mese. Quindi è vero sì che ne ha chiusa una, ma ne hanno aperte 10. E sono 10 giovani che hanno deciso di mettersi in gioco, di rimanere in città, probabilmente da un lato allettati da questo sgravio, ma col grande entusiasmo che noi stiamo provando a trasmettere ai cittadini. Potenza è una città che ha bisogno di riacquistare l'entusiasmo. Noi veniamo fuori da un ventennio che è stato duro, è stato tosto, è un ventennio che ha convinto tutti i potentini del fatto che questa città è una città che è destinata a A morire, che non morire. si può fare niente. Ci siamo riusciti col Natale, con il Capodanno, a far comprendere che probabilmente se ci sforziamo tutti e remiamo tutti nella stessa direzione, ecco perché adesso fuori dalle battute sulla pesca invito le sardine a metterci attorno a un tavolo, o tutte le persone animate da buoni propositi a metterci attorno a un tavolo per ragionare insieme sul da farsi, perché il Natale e il Capodanno sono stati la dimostrazione che tutti insieme possiamo rendere grande questa città. Il titolo di città europea dello sport è la dimostrazione che questa città è una città che ce la può fare, che non ha nulla da invidiare a nessuno. Ci dobbiamo credere forse un po' di più noi. L'amministrazione ci crede, mi auguro che inizino a crederci anche i È potentini. caduto inizio anno, quindi chi bene inizia è a metà dell'opera. Assolutamente sì. Mario, io ti ringrazio per averci dedicato un pochino del tuo tempo. Sono io che ringrazio te, ringrazio voi anche perché mi avete dato l'occasione non solo per tirare un po'
le somme di quelli che sono stati i primi mesi della consiliatura, ma anche per chiarire la mia posizione sulle sardine, quindi bene così. Va bene. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, buona serata e buon 2020. Altrettanto. Grazie. Io ringrazio tutto potenza.com e il resto dei collaboratori e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.